Presero 84 barre di uranio radioattivo americano e ce le portarono in Basilicata. No, non tutte 84, 82 le portarono in Basilicata, 2 le portarono alla casaccia di Roma. A nord-est di Roma, a 25 km a nord di Roma, c'è un deposito nucleare, 6.800 pass metri cubi di scorie radioattive sul torrente Arrone. 2 le portarono là e 82 ce le portarono in Basilicata. E mio padre, bella cosa, dico, bella cosa. L'americano si hanno fatti i comodo loro dell'America e a noi della Basilicata vicino a Roma ne hanno portato la merda. Ti hai ragione, papà. Questo deposito nucleare, queste barre erano proprio americane, papà. Avevano lavorato in un reattore americano che si chiamava Elk River. Erano così americane, se pare che si avessero potuto parlare nella piscina, avrebbero detto, that's all right, quando erano americani. Le presero all'America e ce le portarono in Basilicata vicino a Roma. Ma all'epoca si usava così, papà. Avevamo fame. Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte. C'era fame lungo il Po. E ci portavano le centrali atomiche, i depositi nucleari. Avevamo fame. Pane, 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 lavoro, lavoro, lavoro. Ci davano il lavoro a Caorso, a Saluggia, a Trino Vercellese, a Rotondella, a Latina. Ci davano il pane, papà. Ma quel pane era avvelenato. E mio padre senza guardare mai guardarmi negli occhi disse solo, c'era fame, miseria, disperazione e morte, i bambini morirono già di malaria e di tifo a quell'epoca, la morte era già con noi, lascia fut, abbiamo tanti problemi col deposito nucleare che non ve lo farò domani mattina, Berlusconi pensa al suo deposito nucleare dall'anno 60, no papà, te le devo dire due o tre cose su questo deposito nucleare che ci aprirono negli anni 60, papà, sai che cosa è successo in questo deposito nucleare che ci hanno realizzato a 5.000 metri dal Mar Ionio il 14 aprile 1994? Ma ti dico papà, in questo deposito nucleare ci sono due cisterne d'acciaio. Queste due cisterne d'acciaio, papà, contengono, si chiamano West 1 e West 2, contengono 3 tonnellate di rifiuti liquidi radioattivi. 3 tonnellate, papà! E pensa che la legge italiana, la circolare numero 26 dell'Enea, dice che i rifiuti radioattivi allo stato liquido non ci possono stare in tutta Europa, perché se sono allo stato liquido, basta poco poco di caldo, possono evaporare nel cielo, ponegano in terra, si infilano nelle falde acquifere, so come l'olio, contaminano le falde acquifere e poi noi quell'acqua ce la beviamo. Allora la circolare 26 dell'Enea, papà, dice che i rifiuti radioattivi in Europa, papà, vanno solidificati. C'è un macchinario che li fa, li piglia dallo stato liquido e li trasforma allo stato solido, papà. E in Francia questo macchinario lo trasforma dallo stato liquido, che è pericoloso, allo stato solido. Che quando è allo stato solido, papà, ti puoi tenere di più sotto controllo, no? Non te cadere per terra. E invece in Basilicata abbiamo 82 barre di uranio radioattivo allo stato solido abbiamo 3 tonnellate di rifiuto liquido radioattivo e in Italia non dice nessuna mezza parola, che vergogna papà, a 5.000 metri dal Mar Ionio. Papà, e sa quanto ammonta il potenziale radioattivo di questi liquidi? 30.000 curie, papà, 30.000! Nessuna paura, il curie è l'unità di misura del radioattivo, tipo il litro di vino. Allora, per capire un esempio, papà. Negli anni 70, in America, evaporarono in cielo 18 curie radioattivi, 18 dallo stato liquido allo stato di vapore, 18 curie! Questi 18 curie, papà, in America, chiuso la centrale atomica, dichiararono il disastro nucleare per 18 curie. Noi, a 5.000 metri dal Mar Ionio, abbiamo un potenziale di 30.000 curie, papà, nessuno dice mezza parola. Nessuno, papà, nessuno. E queste due cisterne, papà, sono scadute, giuro, scadute da 20 anni. Dietro c'è un timbro, valenza 20 anni. Sono state messe nel 1968, nel 1988 era finito il loro livello di sicurezza. È completamente finita la sicurezza di queste due cisterne, tanto che il 14 aprile 1994 una di queste due cisterne si è protusata, il liquido radioattivo è uscito fuori, si è depositato in una cella di calcestruzza, magistratura di Matera, giudice pace, papà. E non succede niente, niente, le due cisterne stanno ancora là, papà, il loro livello di sicurezza è completamente finito e nessuno in Italia dice mezza parola. E sai come finì il processo nel tribunale di Matera per la mancata solidificazione di questo liquido? Un mese di reclusione per due alti dirigenti dell'Enea, un mese che poi finì a niente, intanto le due cisterne stanno ancora là. Ma se succede qualcosa, papà, ma per tutta l'Italia meridionale, dice il giudice Pace, che la popolazione coinvolta in un eventuale disastro sono 8 milioni di persone e nessuno dice mezza parola, papà, ma che vergogna, papà. Tu ti ricordi che mi hanno preso a me come operaio, ti ricordi? Mi presero come operaio a faticare dentro questo deposito nucleare, ti ricordi papà? Scopavo a terra, scopatore, addetto alle pulizie,
cominciai a lavorare dentro questo deposito nucleare a scopare mio padre. È come che non mi ricordo. Andai a piangere da un senatore del Partito Socialista. E là rimanevi a faticare, se non ti intrufolavi da cazzi che non erano i tuoi. Papà, noi volevamo la sicurezza, oh. Quando noi operai scopavamo vicino a queste cisterne, papà, dicevamo ai dirigenti dell'ENEA, ma vedete che si massa preoccupati di scopare vicino a tutte queste tonnellate di liquido radioattivo. Sai che ci dicevano i dirigenti dell'ENEA, papà? Ci dicevano, ma che cazzo vi lamentate? Che a Saluggia, vicino Vercelli, a dove faccio bustiere, papà? Ne hanno 20 di tonnellate di liquido radioattivo, 20! E là in cisterne scadute da più di 20 anni! E avevano ragione i dirigenti dell'ENEA, papà. Là ci sono 53 barre di uranio che stanno a 50 metri dalla Dora Baltea. Un affluente del Po. Tenevano ragione i dirigenti dell'ENEA. Saluggia è ancora più pericolosa la cosa. Papà, se c'è paura, ottobre del 2000. Ottobre del 2000 l'acqua che cadde dal cielo fu talmente tanta, tanta, tanta che la Dora Baltea si ingrossò. Il fiume si ingrossò, straripò. Si portò appresso un ponte sull'autostrada Torino-Milano. Oh, se papà, il fiume, la Dora Baltea arrivò al deposito nucleare, ai cancelli, se teneva la forza di pigliarsi le cisterne, si contaminava tutta la Dora Baltea, tutta la pianura padana, e in Italia non c'è cazzo di trovare uno che dice mezza parola, papà, ma che vergogna, papà. Ma quella lettera a zia Maria? A me scrivi manifesti, a me azzicca sotto la Camera dei Deputati, sotto al Senato una banda di fannulloni che non vanno un cazzo la mattina, alla sera, si fottono solo un sacco di soldi alla spalla nostra. A me per le scuole, papà, a me per le scuole, gli asili, a dire tutte le cose come stanno, le indagini della magistratura, non dice niente, capito? Basta! Non marracchio, non mi sento bene, domani giro per l'ospedale, basta, falla finita, pensiamo al deposito di domani! Papà, te la devo dire un'altra cosa su questo deposito nucleare che ci venivano a fare negli anni 60, papà. Sai che cosa è successo a marzo del 1993 in questo deposito nucleare? Molto di chi, papà? In questo deposito nucleare c'è una tubatura d'acciaio che parte dal deposito nucleare. Si fa 5.000 metri sottoterra a 50 cm di profondità e sfocia nel Mar Ionio dove getta rifiuti liquidi radioattivi consentiti dallo Stato italiano, 25 metri cubi all'ora. Papà, una stanza come questa ogni ora trase di liquido radioattivo nel Mar Ionio, papà. Questo tubo a marzo del 93, sai se tu guardi questo tubo? Papà, tu mi ci portavi sempre a pescare. Te lo guardo, mi mettevi sopra la barca proprio che ero piccolo e mi portava proprio in goppo un tubo con la barca. Che tu volevi pescare proprio in goppo un tubo. Dicevi che là sotto i pisci erano più grossi. Arrivavamo in goppo un tubo, mi diceva Nico, yeah. E io mi tuffavo e andavo a pescare. Papà, da sotto al tubo, là sott'acqua, a 3-4 metri di profondità, da quel tubo uscivano liquidi gialli, verdi, viola. E ti posso dire, papà, che i pesci erano enormi. I pesci, papà, e le seppie erano grosse quanto a scarponi. I polipi come si abbagnarono, papà, e ti posso dire a distanza di 20 anni, papà, ti posso dire che si pisce vicino al suo tubo camminavano lì e lì nel fondo del mare, parivano tutti quanti rincoglioniti. E ti posso rivelare, papà, dopo tanti anni, che non ero bravo io a pescare i pesci. Io aprivo la busta di plastica e i pesci si ficcavano solo sul dentro della busta. Non ce la facevano proprio più a stare vicino a quello tubo. Io chiudevo la busta, arrivavo a galla, ti mettevo la busta piena di pesce sopra la barca, tu guardavi quella busta felice perché quel pesce te l'andavi a rivendere ai ristoratori della costa ionica e io altre volte al freddo ti ascoltavo che cantavi, papà, il barcarolo romano. Ti eri imbarata anni prima la cecchignola dove avevi fatto il militare. Papà, quel tubo a marzo del 1993 perde, schizza l'acqua radioattiva nella campagna agricola, proprio nella campagna agricola, e si bagnano le fragole, si bagna nella frutta, si bagna tutto. I dirigenti dell'ENEA, come sempre, manco mezza parola sulla perdita di questo liquido. La magistratura lo seppe, aprì l'inchiesta. Responso: il liquido che esce da questo tubo è altamente radioattivo. I due lavoratori che andarono a raccogliere la sabbia del mare o la terra agricola per analizzarli in laboratorio, papà, Nocella e Mazziotta, morti tutti e due di cancro alla tiroide nell'arco di 5 anni. Il giudice che aprì quell'inchiesta, Nicola Maria Pace, dopo una settimana stava a Trieste. Il giudice, papà, sequestrò il tubo, disse: togliete il tubo dall'acqua del mare, togliete il tubo dal mare, toglietelo dalla campagna agricola, è radioattivo, è pericoloso per la gente, per i bambini, per i prodotti agricoli, togliete il tubo incidentato dall'acqua. Papà, secondo te l'hanno lavato tutto? Dico, tubo l'hanno tolto dall'acqua. Papà, non l'hanno tolto, sta ancora là, ti giuro che sta ancora là, papà, non mi credi?
Ti hanno portato la fotografia, papà, girati. Papà, girati. Solo che non funziona stasera. Allora, ora ti dico come si fa fotografia. Papà, c'è l'acqua del mare, tu ti ricordi? C'è il tubo e c'è un casotto, un casoppolo. Tu ricordi un casoppolo realizzato sull'acqua del mare senza nessuna concessione edilizia al comune di Rotondella? Non esiste niente. In questo casoppolo, papà, ho trovato io i bambini che facevano i tuffi, bambini che giocavano col tubo che esce nel mare e a quella boccia là, la vedi, papà? Ma su quel gabbiotto, papà, ci va messo lo stemma pericolo nucleare? Niente, non c'è niente. Ci va messo almeno l'ordinanza di sequestro al giudice Nicola Maria Pia Pace? No, non c'è niente, papà. Ma dico, ma una nonna, una mamma, un padre che porta i figli in coppa a ste spiagge deve sapere che quel gabbiotto è collegato con uno dei depositi nucleari più pericolosi del mondo.